Benvenuti a questa nuova puntata di Quarta di Copertina. Come vedete non siamo in studio, abbiamo voluto incontrare Angela Trevisan in un luogo verde e accogliente in cui parlare della sua esperienza. Angela Trevisan ci racconterà la sua storia raccolta nel libro Io non mi schiodo, di carattere autobiografico, la storia di una giovane coraggiosa non vedente che però ha sfidato la sua disabilità e oggi vive una vita piena, socialmente attiva e piacevole. Un esempio, uno stimolo per tutti, sia per chi ha problemi motori o di disabilità sensoriale, sia per le persone che magari si fanno prendere così, magari dalla voglia di non avere più nulla per cui vivere e invece possono scoprire dalle parole di Angela che c'è sempre un motivo per cui vivere, c'è sempre un obiettivo da raggiungere, ci sono sempre dei sogni da realizzare. Io ho avuto il piacere di conoscere Angela Trevisan all'interno dell'associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti, un'associazione torinese che sensibilizza proprio le persone alle esigenze di chi ha un problema di vista e a cui realizzo la rivista Occhi Aperti. Tutte le informazioni sull'associazione le potete tranquillamente trovare online sul sito Apri Onlus. E nel corso della premiazione del concorso letterario Home, Angela Trevisan è stata uno degli ospiti d'eccezione, perché lei un libro non solo l'ha scritto ma l'ha pubblicato, lo sta presentando, lo porta avanti, e questo libro che io ho in mano, Io non mi schiodo, è proprio il suo romanzo, ma non è un romanzo perché è una storia vera, è la sua storia, la storia di Angela, delle sue scelte, della sua vita. Angela, tra l'altro, di origine sei di Legny, se non sbaglio. Sì, vivo a Legny. Sì, sì. Cosa ti ha spinta? Intanto ti volevo chiedere cosa ti ha spinta a scrivere il libro, ma ti faccio una domanda un po' più mirata. Io non mi schiodo perché tu sei una persona estremamente tenace e decisa. Sì, esatto. Perché sulla copertina c'è un ambiente acquatico, uno sfondo marino? Allora, la ragione del titolo è proprio per testimoniare che io sono una persona che non si arrende. Finché non sono io a rendermi proprio conto che una cosa non si può fare, io non mi schiodo dal mio obiettivo. Invece il motivo della copertina è dovuto al fatto che io adoro il mare, nel mare faccio i sogni più belli, al mare io riesco a camminare molto di più che in terraferma, e quindi dico sempre che se fossi nata pesce avrei risolto un sacco di casini nella vita, per cui ecco il motivo della copertina. Bene, come mai hai scritto questo libro? Cos'è che ti ha spinto? C'è stato un momento in cui hai detto sì e ora devo proprio scriverlo? Allora, io inizialmente non ne volevo proprio sapere, c'erano numerosi miei amici a cui raccontavo determinate avventure o disavventure della mia vita e mi dicevano: ne hai vissute talmente tante che potresti quasi scrivere un libro. Poi ad un certo punto della mia vita, a forza di l'oggi, di lo domani, ho detto ma che abbiano ragione loro, e quindi anziché dargli solo dei pazzi e dirgli che se lo facessero loro, ho deciso che forse potevo provare a mettere nero su bianco alcune esperienze della mia vita, non avendo certo la presunzione di aver fatto chissà quali cose o di essere un essere diciamo superiore o soprannaturale, ma con l'intento di dare un po' di energia positiva alle persone che magari per i motivi più svariati si trovano a vivere dei momenti di sconforto nella vita. Ecco, tu non si dovrebbe mai dire l'età delle donne, sì. Però lo diciamo, tu sei del 73. Sì, giusto. E hai avuto una vita interessantissima, ti sei laureata, hai avuto modo di conseguire una maturità linguistica, hai realizzato tantissimi traguardi, spesso sfidando quelle persone che ti dicevano non potrai mai farcela. Sì, è vero, perché se io avessi ascoltato a partire dai terapisti quando ero bambina, che dicevano ai miei genitori che sarei stata bloccata in un letto con dei dolori atroci all'età di 14-15 anni, e invece come vedete ancora oggi sono qui, in un letto non ci sono di certo, anzi mio padre mi ripete spesso che la casa addosso non mi cadrà mai, perché tutte le occasioni che mi si presentano per potermi muovere, per poter vivere nuove esperienze, conoscere delle persone, io non me le lascio sfuggire, sono sempre alla ricerca di
nuovi stimoli, per cui a partire dai terapisti, poi i professori, dalle scuole medie alla scuola media per ciechi in Via Nizza, dove ora c'è la sede dell'APRI, dove io e te ci siamo conosciute, Deborah, e anche lì, ah basta, non fatela proseguire, Angela non potrà fare neanche le magistrali. E i miei genitori mi hanno detto, ma tu cosa vorresti fare? Io ho detto, io vorrei fare il liceo linguistico, perché nella mia vita ho fatto numerosi viaggi della speranza negli ospedali per vedere se potevo o vedere o camminare, perché sì, ok, accetto la mia vita così, ma se potessi migliorarla un po' non mi dispiacerebbe affatto, soprattutto al fatto di non camminare, credo che nel mio intimo non mi rassegnerò mai, perché non sei autonomo neanche nelle piccole azioni della vita quotidiana, come l'andare in bagno per esempio. E quindi tutte le esperienze che mi dicevano di provare, io le ho provate con i miei genitori, e andando all'estero spesso non capivo le diagnosi che i medici mi facevano, e perciò ho detto, se io studiassi lingue poi li frego, perché capisco quello che mi dicono e posso valutare meglio la situazione. Infatti in seconda liceo ho già tenuto testa al dottore che mi aveva operato, perché lui in italiano aveva tradotto ai miei genitori che l'intervento alla gamba destra era andato bene, che adesso avrei camminato di più, che avrei fatto dei passi da gigante. Invece in tedesco aveva detto che l'intervento non era riuscito, ma lui non sapeva che io avessi iniziato a studiare il tedesco. Beh, ma mica una differenza da poco, eh? Esatto. E allora a un certo punto sono intervenuta e gli ho detto in italiano, perché non me la sono ancora sentita all'epoca di prendere la parola in tedesco, ero proprio agli inizi. Gli ho detto, ma com'è che lei invece in tedesco, secondo me, ha detto che l'intervento non era riuscito? Avreste dovuto vedere la sua reazione, non era certo di una persona tranquilla. Immagino. Si è decisamente irritato. Ecco, che tu non stai mai ferma, lo dimostrano tantissime fotografie in cui sei a cavallo, giochi a tennis, vai in piscina, quindi hai una vita assolutamente ricca e piena. Sì. Raccontaci un po' della tua storia, come inizia Angela Trevisan? Ma inizia, vabbè, con la disavventura della mia nascita, perché i dottori non avevano compreso, insomma, che eravamo in due grandi nella pancia di mia madre, secondo loro ce n'era uno e ben morto già, invece siamo nati due gemelli vivi, e quindi già questo inizia così chiaramente la mia storia. Poi l'esperienza Cannero Riviera, un'esperienza molto importante per me, in un centro per non vedenti con altre minorazioni, dove ho imparato ad utilizzare le mani, a sviluppare la mia insomma sensibilità, il tatto, e quindi da lì poi ho imparato a mangiare da sola, a usare il braille piano piano, quindi poi ho fatto l'elementare a Legny, dove io sono nata, poi le medie alla scuola per ciechi, poi il liceo linguistico e poi l'università sempre a lingue e letterature straniere a Palazzo Nuovo. E allo stesso tempo ho cercato di fare esperienze nelle associazioni, quindi per esempio l'associazione Volare Alto, dove mi sono inserita sia come utente che come volontaria, perché ho cercato di aiutare i ragazzi che magari non potevano parlare per la loro disabilità, e quindi ho cercato di fare io la loro parola, di interpretare io i loro pensieri e ciò che loro volevano dire, di scrivere le frasi per i calendari. Ho fatto parte per lungo tempo di un gruppo di danza in carrozzina. E spiegaci com'è questa danza in carrozzina. La danza in carrozzina, beh, è stata la realizzazione di un mio grande sogno, perché comunque io fin da piccola avrei voluto ballare, era proprio un mio desiderio. Però poi tutti mi dicevano, ma se non cammini cosa vuoi ballare, toglitelo dalla testa, no? Un altro non ce la farò mai. E ho avuto poi la fortuna di incontrare appunto Marisa Bettassa, che era la presidente di Volare Alto, purtroppo ormai non è più tra noi,
E quindi lei questo sogno, che aveva anche lei in comune con me, anche lei con la tetraparesi, l'ha fatto diventare realtà, in quanto ha chiesto a delle volontarie dell'associazione di frequentare un corso per insegnarci a ballare. Quindi ci sono dei volontari o comunque delle persone amiche che ci aiutano e che fanno i movimenti con noi, diventando un po' le nostre gambe, le nostre braccia, i nostri occhi, a seconda di ciò di cui abbiamo bisogno. E quindi ad un certo punto diventiamo un tutt'uno con la persona che balla con noi. Ecco, la cosa importante è che tu a un certo punto hai fatto, diciamo, il salto della staccionata. Da persona che aveva bisogno di un volontario sei diventata anche tu una volontaria che può aiutare gli altri. Certo, sì, perché io comunque sono convinta che tutti noi abbiamo delle potenzialità da dare agli altri. A volte non si ha bisogno di chissà che cosa da un'altra persona, si ha anche solo bisogno di essere ascoltati, di un sorriso, di una semplice parola, cioè non c'è bisogno di chissà che, no? E quindi questo, da quanto mi dicono, io lo so fare bene. Mi dicono che la mia risata è molto contagiosa, che sono brava ad ascoltare e a comprendere i problemi altrui, e quindi io ci provo, ce la metto tutta nel mio piccolo. Poi mi piace scrivere, perché per me scrivere è anche una grande valvola di sfogo. Io sono convinta che scrivendo riesci proprio a tirare fuori meglio che a parole ciò che hai dentro, e pertanto, per esempio, per scrivere le frasi dei calendari di volare alto, io dovevo capire il disegno che rappresentava quel determinato mese a seconda della tematica che era stata scelta per quell'anno e trovare la frase adatta, no? Ecco, mentre noi parliamo forse viene inquadrata una terza presenza, che è Chicco, che è il tuo Chicco, cane. Sì, Chicco è il mio grande amore della vita, perché Chicco è il mio cagnolino che è entrato nella mia vita da pochi mesi, però lui mi ha capita perfettamente. Lui ti fa proprio comprendere che per lui non esistono differenze, si avvicina a me molto spontaneamente, mi aiuta, per cui se mi cade qualcosa cerca di prendermelo, oppure di chiamare mio padre quando ho bisogno di aiuto. Anche Chicco mi fa comprendere che basta veramente poco, no? Per darsi una mano, per rendere la vita un po' migliore. Ecco, io so che tu sei una persona molto pratica, quindi posso anche farti delle domande un po' più concrete. Allora, sì. Molti dei nostri telespettatori magari si staranno chiedendo come fai a scrivere, proprio praticamente. Hai dei software apposta? Usi certo. Un computer attrezzato? Io scrivo con il computer, però essendo io non vedente uso il computer con la sintesi vocale, per cui c'è questa voce che praticamente riporta ciò che compare sullo schermo, e quindi io, ascoltando ciò che la voce dice, capisco ciò che accade sullo schermo, posso correggere quello che scrivo, posso rivedere, ricontrollare, grazie a questo ausilio molto importante. Stessa cosa dicasi per il cellulare, c'è una voce sintetica che comunque aiuta a mandare i messaggi, a leggere i messaggi e descrivere anche le immagini attraverso delle app particolari, no? Dedicate proprio a questo scopo. E quindi ormai la tecnologia in questo senso ci consente proprio di fare degli enormi passi da gigante. Poi, come tutte le cose, possono essere usate più o meno bene, no? Io dico sempre che anche una mano può essere usata per uno scopo bello, come dare una carezza oppure dare uno schiaffo, no? Anche una parola può essere molto tagliente se maldetta. Quindi tutto dipende dallo scopo con cui lo usi. Era stato promesso ai miei genitori che se io fossi andata un anno nell'asilo comunale, dato che io avevo frequentato l'asilo delle suore di Leini, quell'insegnante che mi avesse seguito come insegnante di sostegno durante l'anno di asilo comunale mi avrebbe poi seguito durante tutte le elementari. Così non è stato, infatti durante le elementari ho cambiato ben 13 insegnanti di sostegno, di cui una sola sapeva il Braille,
alle altre l'ho dovuto spiegare io, e quindi non hanno mantenuto la promessa, perché poi erano sempre motivi di graduatoria, di punteggio, ad avere la meglio e non i rapporti umani e l'importanza del formare una persona in difficoltà, purtroppo. E però appunto io ho voluto rappresentare tutte queste tappe, rappresentare poi la mia esperienza alla scuola media ciechi, dove, al contrario di ciò che si può pensare, in cui si dice una scuola ghettizzante, perché una scuola media ciechi, una scuola specifica per chi ha quella determinata patologia, beh, quando l'ho fatto io non è stato così. Io posso affermare senza ombra di dubbio di non essermi mai sentita così integrata. C'erano molti compagni della zona lì di Vianizza, oltre a qualche non vedente, perciò avevi la fortuna di essere seguita da insegnanti veramente competenti, motivati a lavorare con persone con disabilità, e allo stesso tempo però in una scuola assolutamente normale. Anche i compagni sapevano che stavano frequentando una scuola per ciechi, quindi erano più portati a dare una mano. Poi si passa alle superiori e all'università, e all'interno del libro ho cercato però di non fare una trattazione molto diciamo pesante dei problemi e delle difficoltà legate alla mia disabilità. Certo, la disabilità c'è, fa parte di me, mi tiene sempre compagnia, non la posso nascondere, non la posso negare, però ho cercato di raccontare anche degli aneddoti un po' divertenti, come quando sono andata dall'insegnante di lettere delle medie e le ho detto: ma tu fumi? Ma dai, io voglio provare a fumare, dai, fammi fare un tiro che voglio vedere cosa si prova. E questa mi diceva: io non posso, io sono la tua insegnante. Insomma, tante ne ho dette, tante ne ho fatte, che alla fine l'ho convinta, no? Per non parlare delle lattine di birra, vorrei dire. Esatto, lattine di birra, l'ubriacatura nel cuore di Londra. Sì, perché tu hai anche viaggiato. Esatto, io ho anche fatto delle vacanze da sola, nel senso non con i miei genitori, ma con delle mie amiche che mi hanno accompagnata. E per cui, per esempio, all'età di 18 anni mi sono regalata un viaggio in Inghilterra, in un college attrezzato per studiare l'inglese, con i libri in braille e tutto quanto, e con questa mia amica ne abbiamo combinate di tutto e di più, per cui alla sera si usciva, si andava nei pub, e mi hanno fatto provare a bere un sacco di birra, e poi abbiamo cantato la società dei magnaccioni nel cuore di Londra, e c'erano dei romani con noi che: dai, tanto fa caldo, hai bevuto la birra, svestiti, vai! E quindi ho raccontato anche queste avventure, no? O anche quando, andando con l'associazione Sollievo di Leinin in Val di Susa, una sera noi alloggiavamo in un convento, e una sera abbiamo fatto più tardi del solito, per cui le porte del convento ormai erano chiuse, non potevamo più entrare, non sapevamo come fare, anche perché non volevamo svegliare le suore, perché temevamo poi che loro si arrabbiassero, comunque, no? Facessero un po' una paternale. E allora un mio amico con me, con la carrozzina, andava e faceva: mi scusi, lei è mica una sega? E tutti ci guardavano come dire: ma cosa vuole questo, una sega? Cioè, ma sì, devo segare la porta del convento perché voglio che la mia amica in carrozzina possa dormire al caldo, no? Se non ci hanno richiuso il manicomio quella sera, credo che non ci chiuderanno mai più, no? Ecco, per chi ci ascolta, se pensavate di leggere un libro noioso con racconti lacrimevoli, questa è la conferma che Io non mi schiodo è un libro adatto a tutti. Assolutamente. Pieno di ottimismo e pieno di aneddoti raccontati con tanta ironia. E anzi, direi che se vogliono leggere un libro lacrimevole, un po' pietistico sulla disabilità, cambino libro. Assolutamente, no. È anche scrittrice. Stai lavorando a qualcos'altro? In questo momento sto facendo dei racconti sull'ingresso nella mia vita di Chicco, il perché, cane. Sì, il cane. Infatti l'hai nominato e lui sta già abbaiando. Si è sentito chiamato, mannaggia me che l'ho nominato, potevo dire solo il cane.
E comunque lui appunto mi ha cambiato la vita, è sempre con me e quindi mi viene da raccontare le avventure che stiamo vivendo insieme. E colgo anche l'occasione di questo video per dire che proprio la sua presenza mi ha fortemente convinta del fatto che i cani di assistenza potrebbero essere un grande aiuto per me, e spero che ci sia al più presto il riconoscimento di questa figura, no? Del cane di assistenza che aiuta le persone in carrozzina, perché all'estero è più diffusa anche legislativamente, invece in Italia per ora sono solo riconosciuti i cani guida per i non vedenti. E sì, il cane da compagnia è una cosa più insolita. Esatto, sì. No, no, ma proprio la figura del cane di assistenza, Deborah, sì. Ne stavamo parlando anche con Diana, no? Perché comunque effettivamente... Ecco, Diana Gioffre, che tra l'altro è una delle figure portanti un po' dell'attività dell'Apri Onlus e si occupa specificatamente dei cani guida, se non sbaglio. Esatto, sì, assolutamente. E quindi lei mi diceva che io col cane avrei potuto, insomma, ricevere tanto aiuto, oltre a tanto amore, tanta amicizia. E Chicco, pur essendo piccolo così, mi sta facendo proprio comprendere che effettivamente molte volte loro ci arrivano dove le persone non colgono l'importanza dell'aiutarti e glielo devi spiegare 300.000 volte, no? Invece ecco, loro ci arrivano. Non svegliamo tutti gli episodi divertenti e su cui però è importante riflettere, che sono nel libro, altrimenti non leggono più il libro. Certo. Alfa Edizioni, il tuo libro è in commercio normalmente? Purtroppo non è in commercio nelle librerie, perché neanche l'editore ci ha creduto troppo. Come sempre a me dicevano: non ce la farai mai, non sarà un grande successo, eccetera eccetera, lo venderai solo ai tuoi amici e parenti, e quindi non lo potete trovare in commercio. Ma se volete potete contattarmi, se possibile io do volentieri la mia mail, se qualcuno fosse interessato mi potete scrivere e io vi farò avere il mio libro più che volentieri, anche perché vi assicuro che molte persone in difficoltà hanno tratto energia positiva nei momenti critici della loro vita, quando erano in ospedale. Ecco, quindi... io magari per non divulgare la mail tua privata, sì? Approfitto per dire che possono rivolgersi alla mail, che è la stessa a cui potete rivolgervi per partecipare a Quarta di Copertina, e che è deborabocchiardo@gmail.com. Poi sarà mia cura magari inoltrare, okay, eventuali, perfetto, richieste, domande che possono arrivare dal nostro pubblico. Tra l'altro vi ricordo che Quarta di Copertina viene registrata a Rivarolo Canavese negli studi di Obiettivo News, in totale sicurezza, perché noi oggi siamo qui all'aperto, ma in realtà in studio si entra rigorosamente con la mascherina e si registra con un plexiglass che separa me dall'ospite in studio, quindi è tutto perfettamente a norma e in sicurezza. Andiamo avanti ancora un pochino, perché ormai il tempo è tiranno e volge al termine. Tu hai un messaggio da dare a chi ci sta ascoltando? Ma il mio messaggio è: anche quando credi che la vita sia dura, che non valga la pena di essere vissuta, provaci e vedrai che troverai qualcosa di positivo. La vita, nonostante le difficoltà che si possono incontrare, è comunque sempre un dono stupendo che vale la pena di essere vissuta. Basta pensare a questo parco dove si sentono gli uccellini cantare mentre noi parliamo, non vi sembra già un buon motivo? O questa bella giornata di sole? Per cui cerchiamo di cogliere anche in questo periodo così critico, in cui non si può tanto uscire di casa, cerchiamo di cogliere il positivo che ogni giorno ci può regalare, e vedrete che troverete il modo per affrontare al meglio tutto, perché io vi posso assicurare dalla mia esperienza che le difficoltà si superano con la buona volontà e vedendo le cose a volte da un'altra prospettiva. Molto dipende da noi.
Ecco, io ringrazio tantissimo Angela Trevisan che ha voluto presentarci Io non mi schiodo, raccontarci la sua vita, la sua storia, e colgo l'occasione per invitare anche tutti voi, tutti coloro che amano i libri, che hanno scritto, che stanno lavorando nel mondo dell'editoria e hanno un progetto di cui vogliono parlare, a venire a trovarci a Quarta di Copertina scrivendo a deborabocchiardo@gmail.com. E quindi, che dire, appuntamento alle prossime puntate. Seguiteci sia sulla pagina di Obiettivo News sia sui social che sono collegati, e ringraziamo ancora Angela Trevisan che ci ha portato questo bel Grazie messaggio di ottimismo, e arrivederci alla prossima puntata.